Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e come avrete visto già dall'anteprima ho fatto altri danni per quanto riguarda lo shopping. Sapete che questo è il periodo dei saldi e bene, ho comprato un sacco di altre cose e ora ve le mostro tutte. Scusate innanzitutto i miei capelli un po' disordinati, ci sono dei ciuffetti che vanno in quella. Però vabbè, è già quasi sera, infatti scusate anche le luci che sono un po' buio, un po' scure. Vabbè, iniziamo subito perché ho veramente tante cose da farvi vedere e ho anche gli scontrini e vi dico così bene anche i prezzi. Sono andata in questo negozietto qua che si chiama Deichmann o Deichmann, non so come si dice bene perché è un nome tedesco, penso. E cavo da un sacco di tempo una borsa e l'ho vista e me ne sono innamorata perché volevo una borsa, però non la volevo né troppo costosa né troppo. Cioè io la volevo classica, capiente, ma non troppo. Avevo degli standard e non la trovavo da nessuna parte. L'ho trovata, vi giuro che l'ho trovata. Questa, secondo me, è bellissima. Allora, questa l'ho pagata 19,90 e sarà un regalo anticipato del mio compleanno di mia nonna. È bellissima. Poi qui ha anche questo aggeggino qua, c'è scritto Catwalk. Non sarà di marca, non sarà così preziosa, ma a me piace tanto. È di questo grigio topo, grigio tortora fuori. E dentro è fatta così. Ha questo telo qua di velluto, lo chiamerei, su questo azzurro un po' più scuro, Tiffany, un po' più scuro del latte menta. Vedete? E all'interno ha sempre ripreso il colore all'esterno della borsa, questa capientissima borsa all'interno che va incastrata dove uno mette le cose più importanti. Ma sono andata giù di testa appena l'ho visto, ho detto no, deve essere mia, cioè bellissimo. E questo è il primo acquisto che ho fatto, 19,90 euro. Poi sono passata da Alcott. E vedete che questa cosa qua è enorme, non sta nell'inquadratura. E ho fatto un po' di danni. Ho lo scontrino e ho preso tre cose. Una non ve la faccio vedere perché è un regalo per un'amica di mia mamma. Quindi so che spia i video anche lei, quindi non lo faccio vedere. Comunque è un regalo che a me piace tanto, cioè a me piacerebbe riceverlo. Ho preso due cosine per me. Il primo è questo, che non si capirà niente cos'è, comunque ha 9,99 euro. E allora, come ve lo faccio vedere questa cosa molto molto bella? E questo, vedete che ha due bei buchi qua, che sarebbero per le braccia. È un cappotto per la mezza stagione, qua sembra quasi camoscio all'esterno e all'interno c'è questo felpatino. Questo è uno di quei giubbotti che si usano per mezza stagione perché fanno caldo ma non troppo ed ha un taglio, vedete, verticale qui. Infatti non viene chiuso questo giubbotto, è proprio tipo una mantella, vedete? Questo è il dietro. Ma a me piace moltissimo, me ne sono innamorata subito, c'erano tanti colori, io ho scelto questo color beige qua, chiaro chiaro, perché ce n'era uno anche più scuro. Poi altra cosina che ho preso sempre da Alcott è stato questo qui, che era l'ultimo di questo colore. Non so se si vede dalla fotocamera, probabilmente no, perché è anche buio, ma ha dei riflessi un po' dorati all'interno. Vedete che ha tipo quella pagliuzza dorata all'interno. E vedete, sempre a 9,99 euro, questo è un maglione classico con dietro anche una lampo qui. Questo l'ho preso molto largo, è un XL, però così veramente fa l'effetto che piace a me, che i maglioni secondo me vanno abbastanza larghi, non troppo stretti, perché non devono prendere le forme i maglioni. Fatto così, ha anche il risvolto nelle manichine, vedete? E a me piaceva tanto. Sono passata per ultimo posto, ma non meno importante, da Unix, che è una profumeria che ho lo scontrino ovviamente anche di questa. Ho
Ho speso in totale 13,90 e ho preso solo una cosina che tra l'altro manco mi serviva perché ho visto il video dei saldi di Kiko, ve ne parlo e ho preso anche un fondotinta quindi non è che mi servisse così tanto, sapete già quindi cosa ho comprato, ma mi hanno regalato anche una cosa quindi acquisto veramente ottimo perché se no non avevo l'omaggio e tra l'altro un gran omaggio perché c'è veramente un sacco di prodotto. E quindi sono veramente troppo felice, grazie Unix. Se non avete visto il video dei saldi di Kiko, vi rimando al video sotto nell'info box e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Ho acquistato il fondotinta della L'Oréal Paris, che aveva appunto in omaggio anche l'altra cosina che dopo vi faccio vedere. E questo è La Cour Parfait ed è un fondotinta che si adatta perfettamente al tono e la texture della pelle, precisamente è la colorazione vaniglia che veramente ho guardato perché io sono solita a no, non mi faccio più consigliare i fondotinta perché ho avuto bruttissime esperienze su qualsiasi tipo di negozio, di profumerie, di che vendesse trucchi, quando chiedevo un qualcosa per il viso, un fondotinta, una BB cream, una CC cream, qualsiasi cosa, mi sbagliavano tonalità, o era troppo chiara, ma la maggior parte delle volte troppo scura, cioè mi faceva il mascherone, una cosa orribile. Allora ho imparato a prenderla da solo. Ragazze, trucco da vera professionista, certo. No, però funziona. Volete un fondotinta che si adatta alla vostra pelle? Voi prendete nel campioncino e mettete il vostro fondotinta sopra la mano, spargete. E se non lo vedete sopra la vostra mano, che è il punto in cui si può vedere veramente la tonalità quasi identica al vostro incarnato in faccia, il vostro distacco del collo, per non fare l'effetto mascherone, vi stendete un pelo di fondotinta sulla mano e lo fate proprio quasi entrare nella pelle. Se voi da lontano non vedete niente, anche da vicino, insomma, c'è quella cosa che deve scattarvi, quella cosa in testa che vi faccia dire sembra il mio, non quel oddio, ma lo prendo o non lo prendo. Se non siete sicure, non prendetelo mai perché quasi la maggior parte delle volte c'è quel qualcosa che te lo fa accantonare perché magari non vi piace la texture, magari il colore non è giusto. Quando il colore non è giusto, ragazze, è la cosa più brutta del mondo perché non sapete come usarlo. Un altro trucchetto è se il fondotinta è troppo scuro per voi, potete usarlo nella parte degli zigomi per fare un pelo di contouring rispetto ovviamente a quanto è più scuro. Se è un arancione, magari lo usate come blush in crema. È utile questa cosa perché il prodotto viene usato lo stesso. Questa appunto è la colorazione vaniglia, che poi c'è scritto vanilla, ovviamente. E mi piace veramente, veramente molto. Ovviamente ci saranno, ditemelo se ci tenete, ci saranno per tutti questi fondotinta che ho comprato un video review perché ci tengo a cominciare a fare anche queste cose per vedere veramente come si adegua il fondotinta durante la giornata. Niente, ho comprato questo qui e insieme a questo qui, pagato 13,90, mi hanno fatto una gran sorpresa che adesso vi scuoto perché ho notato che. E poi tra l'altro c'è anche la pallina dentro che scuote, è molto utile questa cosa. Mi hanno regalato della L'Oreal, perché c'era questa offerta, l'Infallible Fixing Mix, quindi un make-up spray che mi va a fissare a una texture microfine l'azione che fissa e l'uso dopo il make-up. E questo vi fissa il make-up, quindi ci sarà una review anche di questo, magari in combo con questo. E sono stata strafelice perché non c'era scritta questa cosa, quindi non so se è felicità o fortuna, perché non ero sicura di volerlo prendere perché appunto avevo già preso diversi fondotinta e ne avevo abbastanza e per fortuna l'ho preso perché così potrò provare un nuovo fixing spray. Sapete che adesso sono un po' in fissa anche con i fixing spray perché voglio provarne sempre di più per capire veramente qual è il migliore, quale mi trovo meglio. Quindi questi erano gli acquisti pazzi che ho fatto. Spero vi sia piaciuto il video, iscrivetevi, mettete un pollice in su, vi mando tanti baci, prossimo video, ciao!